data. Roma, città aperta a metà, con il centro invaso dai turisti e i quartieri semideserti per via delle ferie. Successo dei grandi eventi come gli europei di È una città aperta da ogni punto di vista, è bellissimo a livello storico, a livello culturale. Con tutto di meraviglia e tutto, io mi incanta. Se Roma è una città almeno in parte aperta in questo caldo agosto, gran parte del merito è sicuramente dei tantissimi turisti che stanno affollando i luoghi storici, le piazze della capitale. Qui siamo a Campo dei Fiori, vedete tantissime persone che visitano i luoghi storici della città eterna, i monumenti, i negozi, tantissimi gli esercizi che sono rimasti aperti anche ad agosto, e secondo gli addetti ai lavori questa appunto è un'estate che ci riporta ai livelli pre-pandemia del 2019. La vedo molto pulita, i romani sono persone eccezionali, molto gentili, disponibili, non scrivono indicazioni, ce la stiamo godendo al 100%. A mantenere la città vitale hanno contribuito i molti eventi, dai grandi concerti alle sfilate di moda fino a quelli sportivi con gli europei di nuoto e tuffi in corso al Foro Italico, che hanno favorito un turismo nazionale e straniero ad hoc. Successo anche per il litorale, con il mare di Roma che ha avuto un lieve calo solo a Ferragosto. I dati di presenze sul nostro litorale romano sono molto incoraggianti. Rispetto al 2019, in periodo di pre-pandemia, registriamo un incremento del 20%. I nostri stabilimenti balneari sono pieni, e così come i nostri ristoranti. Dopo la